veramente nelle mie ore, le nostre più rose aspettative. Comunque, ci troviamo in questa situazione, dobbiamo fare in modo che l'ente che rappresenta la comunità di Scandale ne esca con il minor male possibile, il minor dolore possibile, per poter appunto io dare qualche indicazione un po' tecnica. Ho stilato due righe, insomma, una piccola relazione che adesso vi illustrerò e che insomma mi auguro di farmi capire il più possibile. Siamo qui oggi a illustrare la situazione economica e finanziaria del nostro comune, che dall'analisi degli atti contabili non risulta veramente facile. Doverlo esporre per la nostra amministrazione e soprattutto per alcuni di noi che siamo alla prima esperienza non è, vi garantisco, un qualcosa di semplice da accettare, anche perché questo ci preclude in molti casi la possibilità di dare delle risposte alle nostre idee e soprattutto ai nostri cittadini. Se stiamo riuscendo a venire a capo di questa situazione, non dobbiamo fare altro che ringraziare il nostro ragioniere, l'ingegnere Pasquale Diano, per il delicato e assiduo lavoro svolto in condizioni, vi garantisco, veramente precarie. Per spiegare quindi in somme linee come si è arrivati a questa situazione dell'ente, abbiamo preparato una relazione che vi illustrerò. Poi, naturalmente, successivamente ci sono delle necessità di entrare ancora più nello specifico e ragionare a disposizione anche per ulteriori con la delibera di approvazione del rendiconto del 2013, come ogni anno, il Consiglio Comunale esamina ed approva il conto del bilancio, il conto economico e il conto patrimoniale. Il rendiconto che si inserisce nel complessivo sistema di bilancio fornisce informazioni sui programmi realizzati ed in corso di realizzazione e sull'andamento finanziario, economico e patrimoniale dell'ente. I bilanci ogni anno evidenziano le proprie peculiarità, ma il 2013 è stato un anno particolarmente complesso, perché ha visto la concomitanza di alcuni elementi fondamentali. Uno, è stato un anno in cui, più di ogni altro, gli enti locali hanno subito da parte dello Stato un susseguirsi di norme adottate d'urgenza e spesso non coordinate tra di loro, almeno fino ad oggi. Quindi l'anno dell'apice della crisi economica e dei tagli a trasferimenti dello Stato. È stato l'anno dell'inserimento di questa amministrazione, che nei pochi mesi a disposizione ha avuto, tra gli altri, anche il compito di verificare, in vista del nuovo sistema contabile, per l'armonizzazione dei sistemi contabili previsti nell'articolo 36 del decreto legislativo 118 del 20 giugno 2011, la completa verifica della gestione dei residui attivi e residui passivi. È stato l'anno in cui l'ente si è trovato senza una figura stabile di rappresentanti dell'area tecnica, che rappresenta un ufficio vitale per l'economia del paese. Ma soprattutto è stato un anno di lutto per l'amministrazione e per tutto il nostro paese. Un lutto che, oltre a condizionare emotivamente tutto l'apparato politico e burocratico dell'ente, si è privato di una figura chiave nella gestione economica e finanziaria dell'ente. Peculiarità che purtroppo hanno condizionato tutto il 2013 e sono destinate a condizionare il 2014 e sicuramente anche gli anni che seguiranno. Il conto consultivo che oggi sottoponiamo all'approvazione di questo Consiglio chiude con un disavanzo di amministrazione pari a euro 1.501.183,29 euro, in evidente controtendenza con il 2012, che chiudeva con un avanzo pari a euro 399.485,11 euro. Sul disavanzo di amministrazione corre l'obbligo di fare delle precisazioni, perché parlare di disavanzo può avviare delle valutazioni non attinenti alla realtà e conseguentemente innescare delle confusioni. Avere un disavanzo di amministrazione non vuol dire banalmente avere speso più soldi rispetto a quanto se ne è a disposizione. Tecnicamente questo buco è sostanzialmente riconducibile alla non precisa gestione delle partite contabili relativi ai residui attivi, che in pratica rappresentano tecnicamente e semplicemente dei crediti non riscossi.
Il fatto che non tutti i crediti iscritti al bilancio vengano completamente riscossi nell'anno in cui maturano di per sé non sarebbe un fatto grave, anzi è fisiologico. Si pensi ad esempio al debito delle imposte che in parte vengono pagate in ritardo dai cittadini. Ci si deve preoccupare invece quando questo fenomeno si incrementa nel tempo. Gli anni passano, i crediti che vengono incassati aumentano sempre di più, i crediti che non vengono incassati aumentano sempre di più, di contro le spese effettuate devono necessariamente essere pagate. Questo è esattamente ciò che si è verificato nel nostro ente. I crediti che sono stati iscritti negli ultimi passaggi di bilancio di previsione e conseguentemente accertati, non si sono trasformati in riscossioni. Ciò è accaduto per diversi e concomitanti motivi. Uno, perché le previsioni, tante le incertezze che ogni anno caratterizzano la formazione dei bilanci previsti, non hanno permesso una realistica previsione. In sostanza sono stati scritti come crediti e tributi da imposti e da canoni, imposti che nel tempo non si sono rilevati né riscontrabili e non corrispondono ai concreti tributi da pagare dai cittadini. Perché le previsioni del titolo secondo dell'entrata, entrate da contributi correnti e principalmente al titolo 4 delle entrate, non si sono realizzati. Basti pensare che prima di tutto all'ordinanza ministeriale emanata per fronteggiare i danni provocati dagli eventi alluvionali. Per tali danni, negli anni dal 2008 al 2011, si è intervenuti per urgenza, senza attendere la relazione dei relativi contributi da parte del Ministero e dalla Regione Calabria. Oggi, le spese pagate dall'ente, in conseguenza di tale ordinanza ministeriale, non trovano più copertura nei bilanci della Regione Calabria e dello Stato. Quindi, per l'ente, sono state uscite non più incassate dalla Regione e dallo Stato. Il disavanzo che oggi ci troviamo in discutere si è generato prioritariamente in questa maniera: rinvenibili nella totalità dei comuni del centro-sud e del nord. A fronte di questo dato, l'amministrazione ha dovuto correre in mezzo a una situazione che, se non affrontata, se non gestita, avrebbe portato il comune verso la paralisi amministrativo, contabile e politica. Tecnicamente, il non correre in mezzo porterebbe l'ente al dissesto. Il dissesto può essere più semplice è la situazione per cui un ente locale ha nei confronti di terzi dipendenti, aziende fornitrici, Stato, debiti liquidi e esigibili, a cui non può fare fronte, validamente fronte. A casa di disavanzo vanno ad aggiungersi anche una serie di debiti fuori bilancio che da qui a poco poi andremo a quantificare dettagliatamente. Come già detto, potrebbe essere lo scenario del fallimento finanziario del comune, che non più come è passato una possibilità praticamente teorica e pratica e ipotetica, ma invece il quadro drammaticamente reale di un numero ormai cospicuo di comuni del nostro paese. Un altro scenario potrebbe essere invece la richiesta di adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, secondo la legge del 7 dicembre 2012, numero 2013, procedura che molti comuni italiani l'ultimo anno hanno adottato, tra cui Messina, Catania, Cosenza, Reggio Calabria, e molte province, tra cui la stessa Catania, Chieti, Cosenza, eccetera. Procedura che è una misura ancora meno radicale e invasiva della procedura di riequilibrio. Pertanto, scusate se mi sto annoiando, ma è giusto dare anche delle. Pertanto, in questo contesto, al fine di evitare il dissesto, dovremmo presentare un piano di rientro del disavanzo accertato e di finanziamento dei debiti fuori bilancio, che come già detto, a più che poi andremo a quantificare. Riteniamo che la presentazione di un piano serio e condiviso ci consentirà di andare avanti senza chiedere il dissesto, e se possibile senza chiedere l'attivazione della procedura di riequilibrio pluriennale prevista dall'articolo 243 bis del TUEL, ma adottando le procedure ordinarie del TUEL, articolo 193. Crediamo che questo possa essere un grande successo non per chi amministra, ma per l'intera collettività di scandale. Per raggiungere questi obiettivi ci siamo già mossi, chiedendo un'ulteriore anticipazione di liquidità ai sensi dell'articolo 13,9. Convertito con modificazione della legge 124/2013 e dall'articolo 3 del decreto ministeriale del 10 luglio 2014. A
anticipazione che ci è stata concessa nell'importo di €2.670.943,27 e ci consentirà di pagare i debiti pregressi. Pertanto, anche in caso di ricorso alla procedura di equilibrio, di cui all'articolo 243 bis, seguente al suo, possiamo sicuramente non ricorrere alla richiesta di anticipazione del fondo rotativo per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, di cui all'articolo 243 ter del suo. In questo contesto non avremo più creditori alla porta, ma dobbiamo noi impegnarci a sacrificarci per risanare il disavanzo di bilancio. Il percorso è sicuramente interno, ma il risanamento che deve essere portato avanti non è un esercizio contabile, non è dare conto a qualcuno, a nessuno, ma è solo un atto di serietà che abbiamo, che dobbiamo a tutto il Paese. Entrando nel merito del fondo consultivo del 2013 e concludo, possiamo affermare che il primo obiettivo che ci eravamo posti con la predisposizione del bilancio di previsione, cioè rispetto al patto di stabilità, è stato centrale. Questo ci consentirà per l'anno 2014 di non avere sanzioni, quali blocco delle assunzioni, riduzione della spesa corrente, divieto di contrarre nuovi mutui, compresi quelli in parte esistiti dalla contribuzione statale e regionale. E il rendiconto è stato redatto secondo i principi fondamentali del bilancio e rappresenta lo strumento per la verifica della situazione del programma, definito attraverso il consueto processo che è coinvolto amministratori e responsabili di servizi, e predisposto tenendo conto delle esigenze della collettività. Che le attività poste in essere sono state rivolte, sono rivolte principalmente alla erogazione di servizi, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia. Per conseguire queste finalità è stato necessario costruire una programmazione, indicando degli obiettivi in grado di conciliare le limitate risorse con i programmi da attuare. Comunque, i risultati di bilancio sono stati meglio analizzati nella relazione della Giunta Comunale al numero 50 del 19/6/2014, quindi di approvazione della relazione illustrativa, che ha dato modo appunto di verificare che quanto cautelativamente programmato in sede di presentazione di bilancio e previsione è stato rispettato. Io con questo ho voluto dare una semplice, più o meno dettagliata, illustrazione di quello che ci ha portato a questo, ci ha portato a prendere delle decisioni approvate con l'intera amministrazione. Quindi l'augurio è quello che ci facciamo noi come amministrazione, principalmente, e sorprendente è la stessa cosa, che sembra essere una cosa talmente banale, talmente semplice, quanto ripetiamo, per noi che siamo alle prime armi, è quello di riuscire a risanare. È quello di riuscire veramente a portare avanti le idee che possono essere anche poche, possono essere sbagliate, ma poterle attuare con un ente che è prolifero, un ente che possa dare delle risposte ai cittadini e a noi che le programmiamo, perché altrimenti noi dei ragazzi, tutta l'amministrazione che è quasi tutta alle prime, stare qua a dover dire sempre non è possibile, non ce la facciamo. Non è possibile, sicuramente non è né qualificante per noi che ritorniamo a casa la terra, e né qualificante per chi ce lo chiede e ci dice perché non fate questo e poi volete fare questo, non si può fare questo. Per me, giovane, è un'obbligazione di dire perché non fai questo.